Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori di Ho Ragione Avvocato e agli ascoltatori anche che ci seguono da fuori Novara, grazie ai collegamenti con tutte le emittenti di Odeon TV. Come vedete, oggi abbiamo per la puntata natalizia un ospite molto caro, che peraltro qualcuno di voi ha già imparato a conoscere, perché non è certamente la prima volta che l'avvocato Matteo Cardani viene alla nostra trasmissione. Anzi, ci dà una mano. Ci dà una grossa mano. In passato ha permesso anche a noi di prolungare le ferie e ci ha sostituito da solo. Questa è una delle puntate che troverete sia su YouTube del 2006-2007, mi sembra, e anche sul sito, sulla nostra fanpage di Ho Ragione Avvocato di Facebook, che proprio fa parte del nostro archivio. Certo, no? Per cui era giusto festeggiare il Natale anche con la sua presenza. Noi eravamo in vacanza e l'avvocato Cardani ci sostituì, ma dovete vedere che montaggio, che sceneggiatura avevamo creato all'epoca. Col mare in sottofondo, con effetti speciali. Effetti salutiamo speciali. Anche la nostra regista di allora, che era Elisa Castiglioni, che magari chissà ha ancora la possibilità di vedere, seguirci qualche volta. Bene, e, essendo appunto la puntata natalizia, io ho chiesto ai miei due colleghi di, poi non è che io non abbia fatto nulla, ognuno ha il suo compito, di vedere se si trovava qualche sentenza, qualche pronuncia giurisprudenziale attinente in qualche modo al Natale. Io invece ho cominciato a mettermi, come vede, la cravatta con piacere che di zio Paperone. Come mai questa scelta? Perché oramai è cosa abbastanza nota, ma consentitemi pochi secondi per ripeterlo, la prima avventura di zio Paperone, Uncle Scrooge, proprio dal vecchio avaraccio del racconto di Natale di Dickens, Karl Barks la creò nel lontano 1947 e la prima storia è appunto quella che ci mostra un Paperone molto avaro, molto incarognito, dove dice queste sciocche festività, io odio tutti, tutti odiano a me, a me non piace il Natale, insomma è lì. Poi naturalmente la personalità si sviluppa, perché la storia è proprio il Natale sul Monte Orso, poi arrivano i nipotini, ma questa comunque è tutta un'altra storia. Penso di condividere l'opinione, complimenti. Grazie. Per la cravatta originalissima. Ogni tanto le trovo intima nella mia dispensa. Dicevamo dunque che questa volta abbiamo delle sentenze o delle pronunce in tema natalizio. Avvocato Cardani, che cosa ci propone? Io ne ho trovata una appunto su questo tema, pronunciata non molto tempo fa dal giudice di pace di una cittadina della Riviera Ligure, che si è dovuto pronunciare su un ricorso presentato da un automobilista particolare. Nel senso, questo signore è un volontario, si era impegnato a realizzare un presepe per i bambini del quartiere, ma mancando alcuni elementi da introdurre nel presepe, proprio la vigilia si è recato in un negozio specializzato per acquistare queste statuine. Che mancavano. Mancavano. Ma visto il traffico, che si sa in questi giorni è caotico, la premura di acquistare, di realizzare in tempo utile il presepe lo ha spinto a violare una norma del codice della strada, in quanto ha posteggiato in prossimità del negozio, nell'unico posto allora disponibile, che era però la corsia riservata ai mezzi pubblici. Purtroppo, subito dopo gli acquisti, anche se non si sono protratti per molto tempo, ritornando all'autovettura di proprietà, si è trovato naturalmente la contravvenzione che era stata elevata da un ausiliare del traffico. Che non aveva molto spirito natalizio. No, che non aveva spirito natalizio. Infatti, in un primo tempo ha cercato di far tornare sui propri passi l'ausiliario del traffico, il quale però, non sentendo questo spirito, ligio alla norma, ligio al dovere, ha insistito e ha confermato la contravvenzione. È rimasto. Naturalmente questo automobilista e volontario non ha accettato questo, soprattutto perché appunto le finalità che lo avevano spinto a violare la norma del codice della strada erano più che umane, e voleva appunto mantenere fede alla promessa fatta ai bambini, però non si è scoraggiato, ha preso carta e penne, senza valersi di alcun legale, ha presentato un ricorso. Questo è criticabile, però vabbè, no. Natale. Per Natale ha fatto un ricorso. Concesso.
ha ricorso contro la contravvenzione presso il giudice di pace competente, rimarcando in primo luogo, sicuramente assumendosi le proprie responsabilità e dichiarando di aver effettivamente violato una norma del codice della strada, però dall'altro rimarcando la buona fede che l'aveva spinto a violare questa norma e le finalità umane, sociali che l'avevano spinto a fare questo, e anche, diciamo, l'inflessibilità dell'ausiliare del traffico. Ebbene, il ricorso è stato accettato, in quanto il giudice di pace ha colto facendo proprie le ragioni di questo volontario che aveva presentato però, questo ricorso. Babbo Natale in questo caso salvato. Forse diciamo, non è un incentivo violare il codice della strada, no, però poi il ricorso però, scritto dal cuore, magari senza l'intermediario legale, magari sì, era colpito, sentito questo ricorso fatto proprio, ma non tanto per la sanzione di per sé, che dopo tutto era di modico importo, ma proprio per lo spirito con cui aveva violato questa norma, sì, cioè lui ha ammesso, ma ha ammesso le proprie sentenza responsabilità. La potete trovare sicuramente su internet e la andate a cercare come piccolo, come dire, regalo di Natale. Bene, allora, invece l'avvocato Bastetti. Io passerei dall'Italia agli Stati Uniti, anche qui c'entra sempre Babbo Natale, la vicenda non è così leggera, magari un po' più grave, però mi ha colpito un po' l'articolo di un giornale di qualche anno fa che ha detto, praticamente c'era scritto Babbo Natale salva la vita di un uomo, e in buona sostanza si tratta di una pronuncia della Suprema Corte degli Stati Uniti, che ricordiamo è proprio il massimo organo giudiziario degli Stati Uniti, che si è pronunciata sull'applicabilità o meno della pena di morte nei confronti di uno che aveva dei gravi problemi mentali, e dato atto che questo signore ha 56 anni, credeva ancora a Babbo Natale, purtroppo questo qui aveva compiuto un grave reato, però prendendo spunto da questo, credeva ancora a Babbo Natale a 56 anni, c'è stata una perizia e tutto, però determinante era proprio questo convincimento ancora dell'esistenza di Babbo Natale, in buona sostanza ha detto inapplicabile nel caso di specie la pena di morte. E da lì, tra l'altro, questa sentenza è una sentenza storica, perché da lì nasce un principio che ha stabilito appunto la Suprema Corte, i precedenti e valgono anche per le sentenze successive, che nel caso in cui ci sia un chiamiamo ritardato mentale, l'articolo parla di ritardato mentale, con un quoziente intellettivo inferiore a una certa soglia, ebbene in questo caso è inapplicabile la pena di morte, cioè questo individuo rimarrà in carcere, però almeno perché non si è reso conto, secondo la Corte Suprema, di questa cosa. Però tutto è partito curiosamente da questa una perizia fatta che credeva fondamentalmente a 56 anni a Babbo Natale, insomma gli ha salvato la vita. Ma ecco, in realtà però insomma, il credere o il non credere ancora a Babbo Natale, e il racconto che io sto per leggervi, che peraltro è un racconto antico pubblicato molti anni fa sulle pagine del Corriere di Novara e recentemente riletto per la festa delle autorità cittadine, il club che ha organizzato questo ha voluto scegliere proprio questo racconto, perché evidentemente c'è un rigurgito di novaresità, ci sono un paio di figure di avvocati che magari voi riconoscerete, ormai scomparsi, che però in qualche modo permeano della loro personalità ancora il racconto. Il racconto quindi si intitola Teorema di Natale. E comincia esattamente 31 anni fa, Natale del 1983. 31 anni fa scoccavano le 6 di sera di una cortissima giornata di dicembre. Il giovane avvocato Claudio Barbi uscì dallo studio un'ora buona in anticipo, intabarrato nel suo cappotto nuovo con una sciarpa bianca avvolta attorno al collo. Non appena in strada si infilò in bocca una pastiglia di formitrol, pronto ad affrontare il freddo e l'atmosfera nebbiosa di quel piccolo tratto di cammino che conduceva a un vicolo del centro storico della città. Diè un'occhiata distratta alle vetrine dei negozi, davanti ai quali la gente sembrava sostare così volentieri.
ma lui aveva fretta. Il brusio di mille suoni indistinti gli lambiva i padiglioni auricolari, protetti dall'ampia voluta della sciarpa. Dopo 10 minuti di andatura sostenuta, Claudio Barbi arrivò a destinazione. Si fermò davanti a una porticina di legno che non aveva neanche una qualche sagoma di nome intagliato e bussò, più per farsi annunciare che per chiedere e aspettare permesso. «Avanti!» disse una voce che sembrava provenire dalla fioca fiammella della candela che illuminava la stanza. «Ciao, babbo! Sono venuto appena mi hai chiamato!» borbottò Claudio con voce un po' indecisa. «Veramente? Io avevo chiesto di te ieri!» interloquì l'altra figura. «Sì, è vero, ma ieri ero impegnato. Avevo una riunione assolutamente indifferibile col mio commercialista e...» «Ah, per il nuovo condono! Pensi forse di non voler pagare un condono fiscale?» sorrise con una punta di malizia il vecchietto. Gli occhi di Claudio Barbi si erano abituati alla semioscurità e finalmente poteva scorgere i lineamenti del suo interlocutore. «Veniamo al dunque», tirò via con delicatezza il babbo, sfogliando uno schedario. «Ah, ah, ba, ba, bi, ba, ecco, Barbi, ho fatto sulla tua scheda un paio di annotazioni. Se hai un attimo di pazienza...» Claudio lasciò cadere le braccia lungo lo schienale della sedia in segno di bonaria resa e si dispose ad ascoltare. «Dunque», riprese il babbo inforcando gli occhiali, «qui vedo una separazione, quella separazione complicata dall'azione di disconoscimento della paternità...» «Sì», fece Claudio con un tuffo al cuore, «quella separazione gli era costata parecchie ore di tensione e di fatica, colloqui in studio, udienze in tribunale. Il bambino Marcello ha 5 anni adesso, se non vado errato, e lui è il pomo della discordia. Di pure la merce di scambio», gracchiò amaro l'avvocato Barbi. «Sta col padre adesso, quello vero, ma non si trova bene, vorrebbe tornare con la mamma, anche se adesso lei vive con un altro e...» tossicchiò il babbo. «Dovresti combinare un incontro tra i due genitori nel tuo studio, dopodomani verso le 7 di sera. E di al papà di portarsi dietro il piccolo Marcello.» «Ma tu sei pazzo! Scusa, imprudente, babbo, voglio dire. Non sai cosa succederebbe? Si prenderebbero a sberle davanti al bambino. Ma cosa dico, bambino? Te lo trattano quasi come un pacco postale. Non sai quanto soffre quel piccolo.» «E invece lo so», fece il babbo. «Cioè lo immagino. Non ti preoccupare, Claudio. Ti prometto che stavolta finirà che i genitori andranno a cena insieme e si terranno il bambino vicino un paio d'ore. Sarà il suo regalo di Natale. Poi il futuro, chi può dirlo? Può darsi che volino ancora gli schiaffi, ma vedo, cioè credo, che le cose andranno meglio.» Claudio aveva socchiuso gli occhi che erano rimasti sbarrati per 30 lunghi secondi. Da fuori un tintinnio lontano. «Vabbè, d'accordo, babbo, hai vinto. Con te è inutile discutere, non imparerai mai come vanno le cose del mondo.» «No, per fortuna vostra», rispose il babbo con un sorriso discreto. «C'è altro?» azzardò il giovine un po' spazientito, ma anche confuso. «Sì, aspetta che guardo. Deve essere venuto da te un Storzani, qui, un processino in pretura. Hai messo assegna vuoto.» «Sì. Storzani, quello lì, sì, è venuto, mi ha promesso un acconto e non si è fatto più vedere. Il processo è dopodomani, ma guarda, tanto io dismetto il mandato. A questo punto, poi senti, prima o poi arriva anche l'amnistia.» «Ma quanto gli avevi chiesto come acconto?» incalzò il babbo. «Ma che acconto? Onorario, tutto compreso. Insomma, quello che poteva, io gli avevo...» «Quanto?» «Guarda, il minimo della tariffa, ha detto che gli andava bene e che i soldi me li avrebbe portati dopo qualche giorno. E lo vuoi sapere? Non l'ho più visto, ma io li conosco questi tizi. Pensano che gli avvocati lavorino gratis e loro passano la vita beati in mezzo alle piccole truffe, agli assegni cabriolet, insomma.» «Storzani lo assisterai gratis questa volta. Non è più tornato perché aveva vergogna di non aver tenuto fede all'impegno assunto. Non è uno che vive in mezzo alle truffe, si trova davvero in difficoltà. Lui e la sua famiglia non hanno neanche un piccolo regalo sotto l'albero. Non hanno neanche l'albero. Così il regalo glielo fai tu. Lo assisti al processo, te lo studi bene, batti sul tasto dell'emissione dell'assegno per fatto scusabile
o invoca, meglio ancora, la non colpevolezza a causa dello stato di bisogno. Sì, tornerà da te domani pomeriggio. Il pretore, io penso che lo assolverà. Tu però impegnati, mi raccomando. Claudio Barbi era sempre più confuso. Era la prima volta che il babbo gli dimostrava di intendersene di codici e di pandette. Allargò le braccia e fece lentamente cenno di sì col capo. «Non c'è altro, mi pare. Buon Natale, Claudio», si congedò il babbo. «Anche a te buon Natale, babbo. Noi ci vediamo l'anno prossimo». «Speriamo, sperare humanum est», disse sottovoce il babbo, mentre l'esile figura del giovane si stagliava attraverso la porticina di legno. Ed ecco, in quel tempo, un'anziana figura avanzava verso di lui. «Ma guarda chi si vede!» gridò Claudio. «Ciao Battista, stai andando anche tu?» «Sì, sto proprio andando dal babbo», rispose l'anziano avvocato Battista Zania con la sua sempiterna giovialità di accento. «Io ne esco ora», disse il giovane collega. «Ah, sei fortunato! Tutte e due siamo fortunati anche quest'anno», si accalorò il Battista. «Pensa che di noi ne ha mandati a chiamare 10-11, non di più. E gli altri?» «Ma gli altri, se vogliono, ci vanno di loro spontanea volontà, però devono chiedergli l'appuntamento. Noi invece siamo un po' privilegiati. Insomma, forse, guarda, gli siamo un po' simpatici», sussurrò abbassando la voce l'avvocato Zania. «Ogni anno ci offre la solita opportunità di incontrarlo. Qualche altro, se la deve conquistare». «Ehi, già, oh già», mormorò Claudio Barbi con lo sguardo assorto, perduto nella nebbia. Poi si riscosse. «Beh, allora ti lascio andare. Buon Natale, Battista!» «Buon Natale, Claudio! Ci vediamo!» Fuori, nella nebbia, gli occhi del giovane avvocato luccicavano come nelle sue pupille si fosse specchiato per un attimo il caleidoscopio di tutto l'universo. Buon Bello. Natale a tutti. Buon Natale. E Natale. Complimenti. Buon Natale.